Ciao a tutti da Stefano Director. Come voi che siete iscritti, che mi seguite ciecamente proprio ogni volta mi seguite, volevo sapere, ma chi è quel bel furbone là, quel simpaticone che gli piace scherzare, che si toglie, si mette, ma che cosa pensi che le giostre sono qua? Fammi capire. Allora, ti sei iscritto una volta, no? Giusto? E poi dopo ti sei tolto, io adesso non posso sapere chi è. E allora, no, stai pure, fai pure il pubblico, no? Ci vuole il pubblico perché è una cosa simpatica questa. Allora, noi ci mettiamo e ci togliamo come bimbi minchia, no? Ci divertiamo noi a fare queste cose, adesso faccio anch'io così con gli altri canali. Poi siamo tanti iscritti, 900, io adesso è stato un problema perché, vabbè, il problema era già stato grave perché c'erano dei copyright, allora l'episodio non c'è più. Però sto fottuto YouTube in merda, sto YouTube, questo YouTube, non capisce un cazzo sto YouTube. Hanno tolto le cose più facili per riuscire a condividere e più facile per farti conoscere. Però comunque anche YouTube è una merdaccia, non ci possiamo farci niente. Però almeno gli iscritti che si iscrivono, se si può, magari invece di fare giochiamo e ci togliamo e ci mettiamo e ci togliamo, se o state che vi piace il canale o se non state ve ne andate a fanculo, no? Non è un problema. Però almeno non facciamo questi giochi qua, perché i pagliacci a me non mi stanno sul cazzo. E vabbè che voi vi divertite, comunque sei molto simpaticone, eh? Un applauso perché adesso ti do il premio, che c'è il premio gatto, che sei il miglior iscrittore, ti sei iscritto il miglior iscritto del paese di tutti i secoli, perciò te lo meriti proprio, un bel gatto che te lo mando lì a un gatto d'oro, però Sorrisi e TV facciamo, no? Comunque, se ti iscrivi e non ti piace il canale, che cazzo ti iscrivi a fare? Fammi capire. Che cazzo ti iscrivi? Non ti iscrivere, levati da cazzo, no? Non fare queste cazzate, no? E allora, YouTube è tanto molto educato. YouTube fa proprio schifo a cazzo perché non ti avverte quando si tolgono gli iscritti. Io non posso sapere chi è l'iscritto, no? Che si toglie, perché se no, se saprei chi è l'iscritto, andrei nel suo canale e inizierei a togliermi anch'io e iniziare a insultare come le bestie. Comunque, siamo 900 iscritti, giusto? Ecco, allora, sti cazzo di 900, dove sono sti visual? Dove cazzo sono queste persone? Ma vi siete iscritti così tanto per passare il tempo, non lo so. O forse non volete far crescere il canale, volete solo stare lì, 900 iscritti cacati, come se me li fossi comprati, che io non mi compro iscritti e non seguo nessuno di questi iscritti qua. Non ho ancora capito il come mai. Non può essere che 900 iscritti e ci sono solo 5, 58, 60, 80. Che cos'è sta merda qua? Dove sono sti iscritti di minchia? Allora, se ci siete iscritti vuol dire che il canale vi piace. Perciò se il canale vi piace, se potete seguire, se no faccio anch'io così, mi iscrivo al primo coglione e poi dopo non lo seguo, voilà. E facciamo così, facciamo. Comunque, a parte tutto questa bella spiegazione, a te ti do sempre il gatto, a te che ti sei tolto ti do un bel gatto TV, ma d'oro, te lo do d'oro perché è il migliore scrittore, sai, il migliore che si scrive nei social, il grande, sei un grande, sei bravo, sei bravo. Adesso fai una cosa, iscriviti di nuovo, poi fra qualche giorno togliti, almeno giochiamo un po', facciamo un po' come nel Luna Park, no? Andiamo a giocare al Luna Park. E perciò vedi questo canale che è boh. Poi dopo, quando si guarda un cazzo di video di merda, no? Fatemi capire, allora, se uno guarda un video, no? Come mai lo guardiamo 5 secondi, un video di 3 minuti, lo guardiamo 5 secondi e poi stacchiamo? Ma siete handicappati o che cosa siete? Non lo so, siete proprio rincoglioniti, siete. Allora, un video di 3 minuti bisogna guardarlo 3 minuti dall'inizio alla fine per capire qualcosa, perché anche i vlog è la stessa cosa. Non è che un vlog di 12 minuti e lo guardiamo solo 6 minuti. Perché
E cosa hai capito? Ho capito un cazzo. E poi dopo in più mi dai pure il vuoto. Sei bravo, sei. Ma che bravo quel, bravo il coglione. Non lo guardi manco sto cazzo di video. Che come cazzo fai adesso? Ma come fai a capire quello che dice uno? Boh, vabbè. Comunque so cose di YouTube, di questo YouTube fottuto, che ormai YouTube fa schifo al cazzo. È meglio che lo eliminano proprio sto YouTube, che non serve un cazzo, non serve. Comunque ho capito che da parte di YouTube non c'è la voglia di fare seguire le persone, non c'è voglia di condividere, non è più come una volta. Non vogliono condividere, non vogliono fare un cazzo, e ormai su YouTube è diventato un social di merda, è diventato, no? Però ai grandi quelli li facciamo girare. Avete tolto una cosa che era un Google più. Che con quello lì era più facile, no? Te condividevi, dividevi o in privato ognuno che si era iscritto, e allora li vedevi le visual. Adesso che cazzo vedi? Vedi una minchia, vedi? Poi vado a vedere i risultati, vado a vedere i risultati, 5 secondi, 6 minuti, boh. E cosa avete capito in 6 minuti? Che già è bello che capite in tutto il video, figurati 5 minuti che cazzo capite, capite una minchia, capite? E però date i complimenti, sì, grande, grande, ma grande, grande i tuoi coglioni. Quando diamo complimenti, no? Che diciamo grande qua e là, non è che dovete assecondare la persona, perché a me non mi interessa un cazzo, se vi è piaciuto, ma però almeno dite le cose come sono, non è che poi vai là, guardi 10 minuti e già hai capito tutto quello che ho detto, che non hai capito un cazzo, non hai capito un cazzo nella vita, ma proprio un cazzo. E poi dopo dite complimenti, grande, bravo, sei bravo, sei qui, ma sei bravo cosa? Ma bravo il coglione, manco l'avete visto se sono bravo o no. E comunque, vabbè, lasciamo perdere tutto questo. Ora vi saluto perché mi avete rotto il cazzo. Chi vuole, iscrivetevi e poi toglietevi, fate questo gioco qua. Visual non guardate, iscrivetevi ma non guardate, perché se guardate è pericoloso. Quindi, boh, questo è tutto, dai. Ciao testine di cazzo.